Allora, una tipologia di esercizi relativa agli angoli. Allora, vediamo un po' di definire alcuni esercizi che sono abbastanza interessanti, che vi possono capitare. Allora, che cosa abbiamo in questa prima tipologia? Un trapezio rettangolo A, B, C, D, di cui conosco BC, la base minore, 10 cm. AD, cioè l'altezza, pari a 12 cm, e so che l'angolo in B, ABC, quest'angolo qua, è uguale a 45 gradi. Devo trovare l'area. La formula dell'area del trapezio è data da AB, che è la base maggiore, più BC, che è la base minore, per AD, che è l'altezza, diviso 2. Vi faccio notare una cosa: nel trapezio rettangolo AD è pari all'altezza CH, chiaro? Quindi capite che dire AD o dire CH è la stessa cosa. Ora, quello che mi manca in questa formula, che cos'è? È fondamentalmente AB ce l'ho, AB mi manca, DC ce l'ho e AD ce l'ho, però quello che mi manca è la base maggiore AB. Di questa base maggiore io conosco solo questo pezzo AH, che è pari, vedete, alla base minore, 10. Mi mancherebbe questo pezzettino qua per conoscere tutto. Però, purtroppo, io non lo so. Per conoscere questo pezzettino qua, faccio riferimento al terzo dato del problema che non ho ancora utilizzato. L'angolo ABC è 45 gradi, ma se quest'angolo è 45 gradi, questo lato obliquo mi rappresenta la diagonale, vedete, di un quadrato. Quale quadrato? Questo, HCKB. Vedete, cioè praticamente questo pezzo CBH non è altro che mezzo quadrato. Il quadrato intero è questo qua. Perché mezzo quadrato? Perché qui c'è l'angolo di 45 gradi, capite? Quindi questo lato obliquo mi rappresenta la diagonale del quadrato. Se fosse leggermente spostata, cioè intercettasse l'altezza qui oppure qui, vedete che non formerebbe un angolo di 45 gradi, invece forma proprio un angolo di 45 gradi. Quindi, se questo è mezzo quadrato, cosa significa? Che il quadrato ha quattro lati uguali. Quindi, se questo è 12 centimetri, significa che anche questo sarà 12 cm, significa che anche questo sarà 12 cm e significa che anche questo pezzettino qua sarà 12 cm. Vedete, questo sarà uguale a questo, angolo di 45 gradi. Quindi il pezzo HD è 12 cm. Se io conosco AH, che è pari a BC, che è 10, cosa posso dire? Beh, posso dire che questo vale 10 e questo vale 12, quindi AB è uguale a 22 centimetri. Ho trovato il dato mancante. Attenti, seconda tipologia. In questo caso ho sempre un trapezio rettangolo dove AB, so la base maggiore, è 27 centimetri. DC, la base minore, 10 centimetri. So il lato obliquo CB, che vale 20, so che l'angolo ABC è pari a 30 gradi. Voglio l'area. Beh, l'area devo scrivere AB, base maggiore, la conosco, più BC, base minore, la conosco, per CH, non la conosco, diviso 2. Come faccio a trovare CH? Anche qui utilizzo il dato che finora non ho utilizzato. Questo, con l'angolo ABC uguale a 30 gradi. Cioè, cosa mi serve quell'angolo? Vedete, se quest'angolo è 30 gradi, questo cosa significa? Se io raddoppio questo triangolo qua, vedete, lo raddoppio, cioè lo duplico così, vedete, cosa succede? Ottengo un triangolo di questo genere, BCK. Se questo è 30 gradi, anche questo sarà 30 gradi, quindi questo intero sarà 60 gradi. Questi due angoli sono uguali. E quindi 60 gradi anche questo, 60 gradi anche questo. Qual è l'unico triangolo che ha gli angoli interni pari a 60 gradi? Un triangolo equilatero, cioè questo lato è uguale a questo e uguale a questo. Attenzione, questo rappresenta l'altezza del triangolo equilatero relativa al lato CK.
e quindi taglia in, perfettamente in due questo lato, cioè questo pezzo uguale a questo. Ora, se i lati sono tutti uguali, io CB lo conosco, questo vale 20, questo vale 20 e tutto questo vale 20, vedete, è un dato del problema, CB uguale a 20, sarebbe uno dei lati del triangolo equilatero, quindi questa altezza, questo pezzettino qua, è pari a 10 cm, ho trovato l'altezza. Attenti, perché questo tipo di problemi si può applicare anche su altre figure, in questo caso nel rettangolo, chiaro? Vedete, abbiamo l'altezza del rettangolo 10 cm, no scusate, la base del rettangolo 16, la diagonale 20, l'angolo qui è 30 gradi, trova l'area, niente di più facile, per l'area mi serve base per altezza. Ora, i 16, la base ce l'ho, questo vale 20 e l'altezza, se questo è un angolo di 30 gradi, se io raddoppio, vedete, lo duplico così, si forma un triangolo equilatero, 20, 20, 20, ma questa rappresenta l'altezza, quindi questo pezzo vale 10, l'altezza in questo caso l'altezza del rettangolo vale 10.